testimonianza, quale si lascia molto bene, sono appunto la Daniela Salernitano, una ginecologa, e due giovani coniugi, Enrico e Chiara. Diciamo che tutti e tre un pochino fanno parte un po' di questa parrocchia, anche se Enrico e Chiara abitano un pochino lontani. Adesso vi racconteranno un po' la loro esperienza, un'esperienza viva, un'esperienza concreta, un'esperienza reale e anche abbastanza recente. Si sente così? Allora, io mi chiamo Chiara, ho 25 anni e sono sposata da un anno e pochi mesi con Enrico. E questa sera, se ce la faccio, vi racconterò la storia di nostra figlia Maria Grazia Letizia, che è nata a giugno di quest'anno, il 10 giugno. E l'anno scorso, dopo nemmeno un mese di matrimonio, abbiamo scoperto di essere in attesa. E, oltre alla gioia, diciamo che sono io subentrate subito anche le paure umane del fatto che io mi ero appena iscritta alla specialistica all'università e lavoravo solo Enrico. E quindi ci chiedevamo se saremmo riusciti ad andare avanti con tutte le spese che si sarebbero presentate. Però, come il Signore ci aveva aiutato nel matrimonio, eravamo sicuri che ci avrebbe aiutato anche in questa gravidanza. E quindi è arrivato il momento di fare la prima visita, ma non avevo una dottoressa che mi seguiva. E così mi sono ricordata che poco prima di sposarci, cercando casa, avevamo conosciuto una coppia di due giovani sposi che vendevano la loro casa. E è stato, diciamo, colpo di fulmine, perché appena siamo entrati dentro casa loro ci siamo sentiti subito accolti. Abbiamo visto le foto delle missioni a cui loro partecipavano e questo ci ha colpito tanto. Prima di andare via, il marito, sapendo che stavamo per sposarci, ci ha lasciato il biglietto da visita della moglie. Gli ha detto: fa la ginecologa, è specialista in ostetricia, quindi se vi potrà servire magari in futuro. E così, quando mi è servito, anche se mi sembrava assurdo andare da una sconosciuta alla prima gravidanza, mi aveva ispirato fiducia e quindi l'ho chiamata e sono andata alla prima visita. È andato tutto bene e quindi ci siamo dati appuntamento per dopo Natale. Nel frattempo abbiamo cominciato a dirlo a parenti ed amici e ognuno a modo suo ha cominciato a fare progetti su questa gravidanza, perché quasi per tutti era scontato che, siccome eravamo giovani, non avevamo problemi di nessun tipo, e soprattutto per i credenti, il fatto che noi credevamo nel Signore, eravamo così vicini in un certo senso alla Chiesa, era scontato che con noi il Signore sarebbe dovuto essere più che generoso. Era proprio un discorso lineare. E questa cosa io e Enrico non l'abbiamo mai accolta veramente così, però abbiamo accolto la gioia comunque delle persone che c'erano a fianco. La seconda visita di controllo, anche questa inizia bene, tutto era a posto e Daniela mi dice: guarda, penso proprio che state aspettando una bambina. Quel giorno sono andata alla visita da sola perché Enrico era ricoverato in ospedale per farsi asportare una cista che non si sapeva nemmeno di che entità fosse, se fosse grave o una cosa semplice. Poi, ringraziando Dio, si è rivelata una cosa semplice. E quindi ero da sola. E abbiamo iniziato l'ecografia e ho visto Maria muoversi. E solo dopo un po', dopo vari tentativi, quasi come se lei stesse tentando di nascondere qualcosa, a un certo punto ho visto il viso di Daniela cambiare espressione e ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Però stranamente sono rimasta tranquilla, ho aspettato che lei parlasse e mi spiegasse che cosa stava accadendo. E a un certo punto mi ha detto: guarda Chiara, purtroppo qui c'è una malformazione grave che non si potrà curare. Non posso dirti di più perché effettivamente bisogna fare subito un'ecografia di secondo livello per vedere l'entità del danno e vedere se sono implicati anche altri organi. E in quel momento non so come descrivere la mia sensazione, però
mi sono rivenute in mente tutte quelle persone che ci dicevano che noi avremmo avuto un figlio sano, che era scontato. E sapevo che il Signore ha sempre qualcosa di diverso per noi, non tutto va come noi pensiamo. E quindi in quel momento l'unica preoccupazione era il fatto di pensare, dico, ma adesso me lo dico a mio marito? Cioè, siamo sposati da un mese, dico, a nessuno piace dare le brutte notizie. E tantomeno, insomma, mi piaceva darla a mio marito. E sono andata a fare la seconda ecografia di controllo. E questa volta l'ecografia era tridimensionale e a colori. Quindi ho potuto vedere chiaramente anch'io qual era il problema. Si vedeva proprio senza ombra di dubbio. La scatola cranica di Maria non si era formata e quindi, anche se lei si muoveva perfettamente, sembrava si ciucciasse il dito, era lì che scalciava. Però diciamo che per lei non c'erano possibilità. Quindi il medico che mi ha visitato mi ha detto, ma come? Quindi io non me la sentivo proprio di andare contro di lei, mi sentivo semplicemente di sostenerla come potevo e non di sostituirmi alla sua vita. Quindi sono tornata a casa e quella notte Enrico è rimasto in ospedale, quindi ho avuto una notte un po' travagliata, cercando di preparare un discorso, di pensare, ma adesso come glielo dico, perché non potevo dirglielo in ospedale appena operato. Per fortuna, col fatto che era sotto anestetici, le sue domande erano un po' vaghe, quindi l'unica cosa che riuscivo a chiedermi, ma è maschio o femmina? È maschio o femmina? E gli ho detto, guarda Enrico, non so come mi è venuto in mente. Gli ho detto, è femmina, però l'ecografia era rotta, non si vedeva bene, quindi dovremmo fare un altro accertamento. E il giorno dopo, quando sono andata a prenderlo, avevo passato una notte terribile. Mi ero svegliata la mattina e ho detto, cioè, Signore, dico, ma hai fatto tutto questo, va bene, mi vuoi donare questa cosa? Dico, però almeno perché non me l'hai fatto scoprire insieme a mio marito? E ho detto, perché mi chiedi di dirglielo? E a quel punto ho visto un quadro della Madonna e ho pensato che anche a lei il Signore aveva donato un figlio e gli aveva chiesto di annunciarlo a suo marito. E lei non ha detto, ah, ma adesso come faccio a dirlo a Giuseppe? Come faccio a dirgli che sono rimasta incinta? E anche a lei, soprattutto, il Signore aveva donato un figlio che non era per lei, che sarebbe morto e lei avrebbe dovuto vedere morire sotto la croce. Quindi quella cosa mi ha fatto riflettere sul fatto che forse non potevo pretendere di capire tutto e subito. E che forse il Signore aveva un progetto che effettivamente io non riuscivo a comprendere. Perché mi chiedevo, se volevi questa figlia, Signore, potevi prenderla adesso, perché mi chiedi di portarla avanti? Però qui già viene il primo miracolo. Il momento in cui lo dico a Enrico è stato un momento indimenticabile. Perché io avevo già preso una decisione, il fatto di portare avanti la gravidanza per me era chiaro, però ancora non avevo la certezza che mio marito la pensasse così. E lui mi ha abbracciato e mi ha detto, è nostra figlia, e la terremo così com'è. Quello che posso dirvi è che tante persone accanto a noi hanno cercato di risparmiarci questa sofferenza e ci hanno chiesto, ma voi sapete che comunque quello che state facendo non vi è stato richiesto da nessuno, che anche la Chiesa in questo caso non si pronuncia. Cioè, voi non state mettendo al mondo un figlio malato o con delle malformazioni. Quindi siete liberi di scegliere. Quello che voglio dirvi è che c'è tanta confusione in questo, perché il Signore la mette la verità dentro ognuno di noi. E non c'è possibilità di fraintenderla.
Il punto di forza in tutto questo, però, devo dire che sono state la nostra famiglia, che si è scatenata a pregare da subito, gli amici che hanno saputo questo e ci hanno sostenuto con la preghiera, e tutti coloro che, anche non conoscendoci, hanno preso a cuore questa cosa e hanno pregato per noi. E la preghiera si è sentita tanto, più di ogni altra cosa, perché comunque, nonostante tutto, è stata una gravidanza stupenda in cui abbiamo potuto apprezzare ogni singolo giorno. Ogni piccolo calcio di Maria è stato un dono. E lei si è fatta sentire veramente tanto. Come se volesse ricordarci ogni giorno che lei era lì per noi. E come diceva il professor Noia, è vero che il figlio dona la vita alla madre. Così è stato per noi. Innanzitutto abbiamo scoperto anche l'amicizia di una dottoressa che ci ha detto: da oggi io non sono più la vostra dottoressa, mi chiamo Daniela, sarò qui per voi giorno e notte, chiamatemi quando volete. Ecco, il suo sostegno non è stato solo un sostegno medico, ma proprio la presenza di una persona che ti rispetta, perché lei ci ha detto: da medico non posso dirvi che non sarà una cosa facile, però da madre posso dirvi che vi rispetto e sono d'accordo con voi. E questo è stato molto importante, perché ci ha dato veramente la forza di dire: beh, forse allora non siamo matti, non stiamo facendo una cosa sbagliata. Per ironia della sorte, io che speravo in un certo senso un po' di, almeno di vivere questo dolore in riservatezza, mi sono ritrovata una pancia talmente grossa che parlava da sola. Perché tra le controindicazioni c'era quello di avere un liquido amniotico molto abbondante, perché Maria non aveva lo stimolo a deglutire. E quindi, se da un lato Maria era contenta perché aveva una piscina olimpionica dove nuotare, io avevo una pancia che mi costringeva in un certo senso a testimoniare la grandezza del Signore, di quello che ci stava accadendo. E tante frasi che ci sono state dette, per sdrammatizzare un attimo, molti ci hanno chiesto: maschio o femmina? Di persone che non ci conoscevano. Femmina, va bene, l'importante è che sia sana. E noi: sì, grazie. Per dire quanto non siamo abituati ad associare la sofferenza anche a due persone felici. Noi eravamo veramente felici, eravamo sereni. E quindi nessuno poteva leggerci in faccia quello che stavamo passando. Il Signore parlava tramite questo, ecco, non tramite le nostre parole, però poi quando le persone sapevano, si stupivano, rimanevano colpite da questo, anche se non lo comprendevano. A circa 35 settimane i medici ci hanno cominciato a consigliare di fare un cesareo, perché le probabilità che partisse un parto naturale erano molto basse. Primo perché mancava ancora più di un mese al termine della gravidanza. Secondo perché Maria non aveva l'ipofisi, che è appunto la parte del cervello che produce gli ormoni che stimolano anche le doglie del parto. Terzo, il liquido presente nella mia pancia era talmente tanto che c'era il rischio che si rompessero le acque prima del tempo. Però io ho espresso a Daniela il desiderio di provare un parto almeno naturale, e lei mi ha detto: guarda, se vuoi possiamo provare un parto indotto, però non ti posso assicurare che funzioni, perché specialmente nelle prime gravidanze non è detto che vada a buon fine. Così, una settimana prima che Maria nascesse, siamo andati a fare l'ultima visita, e quando il responsabile della sala parto mi ha visitato, mi ha toccato la pancia e ha detto: no, assolutamente non possiamo aspettare oltre. Quella settimana di preparazione è stata dura, perché comunque sapevamo che il momento che aspettavamo da 8 mesi era arrivato. E pregavamo insieme perché comunque non ci sentivamo pronti, come non ci eravamo sentiti pronti a tutta questa storia. Eppure il Signore ci aveva portato fino all'ottavo mese di gravidanza in serenità. Quindi il giorno
ci hanno detto questa cosa, siamo tornati a casa un po' sconsolati perché ci dispiaceva aver scelto il giorno della nascita di nostra figlia così a tavolino. Eppure con stupore la sera stessa sono cominciate le prime contrazioni, ma non gli ho dato molta importanza perché non avevo idea che fossero le vere contrazioni di preparazione al parto. Il giorno del ricovero, quando sono andata a fare la visita di controllo, il medico mi ha guardato e mi fa: signora, ma lei ha avuto dolori questa settimana? Dico: sì, veramente sì, ma niente di particolare. E poi guarda Daniela e gli fa: ma questa signora sta già a 6 cm di dilatazione, quindi se la lasciamo così partorisce da sola. Da che erano tutti convinti che avrei fatto un cesareo, erano tutti favorevoli per il parto naturale. Quindi mi hanno portato in sala parto e mi hanno detto: guarda, adesso rompiamo il sacco, però potrebbero volerci anche un paio d'ore, specialmente nei primi parti le cose vanno un po' per le lunghe. Va bene. Nel giro di 5 minuti il sacco amniotico era vuoto. Premetto che normalmente, ecco, le donne hanno 800 centilitri, un litro, io ne avevo più di 7. Eppure stavo benissimo. Questo era assurdo perché non avevo nemmeno difficoltà a dormire la notte, io veramente non ho avvertito il peso di questa gravidanza. E nel giro di 2 ore abbiamo fatto travaglio e parto in maniera assolutamente naturale. Non è servita l'ossitocina per indurre il parto, non è servito il cesareo, non è servito niente di tutto quello che mi era stato proposto, non ci sono state controindicazioni e Maria è nata. Nel momento in cui l'ho vista, so che è stato un momento che non dimenticherò mai. In quel momento ho capito che eravamo legate per la vita, anche se non pensavo al fatto che lei sarebbe stata poco con noi. Sapevo che era legata con me per la vita, perché era mia figlia. E poi l'hanno portata fuori e nel momento in cui Enrico è rientrato dentro la stanza e mi ha portato Maria, è stato un altro momento indimenticabile perché l'ho visto con Maria in braccio e lo vedevo guardarla in maniera così fiera, così contento di lei. Ero sicura che non avrebbe potuto avere un padre migliore. La cosa che poi avevamo chiesto al Signore come desiderio, ecco, oltre al fatto di fare un parto naturale, ci aveva ascoltato, era il fatto di farla nascere viva e di poterla battezzare. E quando Enrico è rientrato mi ha detto: è viva, l'abbiamo battezzata. È stato il dono più grande, ecco, che il Signore potesse farci. Noi l'abbiamo tenuta una mezz'oretta, l'hanno potuta conoscere i nonni e alcuni amici, e poi l'abbiamo preparata e Enrico l'ha accompagnata. Quello che posso dirvi è che quella mezz'ora non mi è sembrata affatto poca. È stata una mezz'ora indimenticabile. E se io avessi abortito, non penso che potrei ricordare il giorno dell'aborto come un momento di festa, un momento di cui mi fossi liberata di qualcosa. Penso che sarebbe un momento che cercherei di dimenticare, un momento di sofferenza grande. Il giorno della nascita di Maria invece potrò ricordarlo sempre come uno dei più belli della mia vita e potrò raccontare ai figli che il Signore vorrà donarci che hanno veramente una sorella speciale che prega per loro in cielo. Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini è che io voglio dirgli: noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se un mese, 2 mesi, poche ore, conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono e non è una cosa che si può dimenticare.